Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il Rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli degli argomenti che andremo ad affrontare in questa puntata. Statuto della Regione Toscana, l'aula approva la modifica. Poste, disagi per utenti e dipendenti. È tornata in aula per la seconda lettura la proposta di legge di modifica statutaria, approvata con 24 voti favorevoli di Partito Democratico, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, contrari Fratelli d'Italia, Italia Viva e Gruppo Misto. Non hanno partecipato al voto il presidente della commissione affari istituzionali Giacomo Bugliani del Partito Democratico e la Lega. La modifica prevede l'allargamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale a sette membri e la creazione della figura del sottosegretario alla presidenza della regione. Il voto ha però acceso i riflettori sullo scacchiere politico regionale. Io ho sempre cercato di mandare questo messaggio: che lo statuto, come tutte le regole del gioco, bisogna provare a cambiarle a larga maggioranza, non ci devono essere. Eh, come dire eh, forzature. È successa però una cosa strana oggi, nel senso che la Lega e Fratelli d'Italia, che eh, alla prima eh, votazione avevano votato favorevolmente, eh, stamani ci hanno comunicato, mi hanno comunicato alle 10, prima eh, Fratelli d'Italia, poi anche la Lega che non avrebbero votato. E, e quindi questo lavoro che abbiamo fatto in questi mesi per arrivare a una larga maggioranza si è poi tradotto in un voto e anche questo mi ha sorpreso eh, nel cambiamento del voto del Movimento 5 Stelle. Anche questo deciso in aula. Voi stenterete a crederci, ma tutto questo è successo dalle 10 alle 12 mentre stavamo, stavamo votando, quindi nessun cambio di maggioranza, la maggioranza è perlomeno dal mio punto di vista è solida con, con Italia Viva, è evidente che il Movimento 5 Stelle dopo il voto sui grandi elettori ci ha mandato un altro messaggio di attenzione rispetto ai lavori istituzionali che noi stiamo portando, portando avanti, ma detto questo non cambia nulla. Vedo purtroppo, e questo mi preoccupa per il funzionamento del Consiglio regionale, una grande frammentazione nel centrodestra. Una grande frammentazione che spero possa essere recuperata perché noi abbiamo bisogno di far funzionare il Consiglio, non di continuare una perenne campagna elettorale dentro le coalizioni, perché non serve a nessuno. Come dicevamo, il presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani non ha partecipato al voto spiegando così il motivo della sua decisione. Si è deciso di non dare seguito alla riforma dello Statuto, così come voluta dal Presidente della Giunta regionale, che prevedeva l'allineamento nella composizione della Giunta ai requisiti previsti dalla legge nazionale. Con l'argomentazione assolutamente legittima e rispettabile della necessità di contenere i costi della politica. Se quell'argomento allora aveva un senso. In quel momento deve avere un senso anche oggi e siccome oggi questa riforma dello Statuto, oltre alla creazione di un sottosegretario che era già nell'impianto originario, prevede un allargamento dell'ufficio di Presidenza, Quei costi ci saranno e saranno importanti, collegati soprattutto alle strutture e al personale. E allora, se all'epoca poteva valere quel ragionamento, quel ragionamento a maggior ragione deve valere anche adesso. Fermo restando che reputo assolutamente incongruo un ufficio di presidenza fatto da sette membri quando il Consiglio regionale ha 40 consiglieri in aula. La posizione del gruppo è stata una posizione assolutamente coerente con quello che avevamo votato in prima lettura, tra l'altro approdando ad una soluzione che aveva tenuto conto del non aumentare i costi almeno dal punto di vista delle indennità, sollecitazione che era stata fatta anche dalle opposizioni e che può dare comunque la possibilità di un contributo in più nell'ambito della Giunta attraverso un sottosegretario e poi l'aspetto che ho già ricordato del, dell'ufficio di presidenza. La cosa Invece stupefacente è lo spappolamento della minoranza che si è presentata dopo due mesi e mezzo cambiando opinione, una minoranza con tre posizioni diverse che probabilmente ha risentito di quelli che sono stati i loro fallimenti romani nell'ambito della Presidenza della Repubblica. Ma non è così che si sta nelle istituzioni ciò che accade a Roma, ciò che fa parte del dibattito, del confronto politico del spappolamento, come loro hanno detto, della coalizione centrodestra non può ripercuotersi sulle istituzioni regionali, in questo caso sulle istituzioni della Toscana. Italia Viva è l'unico partito del Consiglio regionale che è rimasto coerente in questa battaglia politica. Noi non avevamo un interesse specifico, come magari avevano altre forze politiche, quelle di aumentare il numero delle poltrone a livello regionale. E noi volevamo che la Regione Toscana migliorasse nel proprio funzionamento di governo. Per questo è una battaglia che è durata in solitaria per oltre un anno, un anno e mezzo. Siamo stati coerenti, eravamo contrari un anno e mezzo fa. Abbiamo votato contro anche oggi. Nel frattempo è successo tutto e il contrario di tutto: fra la prima e la seconda votazione abbiamo visto partiti spaccarsi, gran parte dei partiti cambiare la loro opinione, chi per un interesse di carattere personale, chi per cercare di ottenere qualcosa di un ridisegno di un assetto di governo che non ci convince. Secondo il consigliere regionale di Italia Viva Stefano Scaramelli, il voto sulla riforma dello Statuto apre ad un confronto politico non più rinviabile. Questo, questo va chiesto al Partito Democratico che nel frattempo si è spaccato su questa votazione, non è riuscito a essere compatto, allo stesso tempo si è allargata a Forza Italia, bisognerebbe capire perché e allo stesso tempo ha chiesto aiuto ai 5 Stelle, non lo so, i 5 Stelle forse hanno fatto in maniera autonoma, è evidente che questo voto apre una, un confronto politico, a mio avviso, nelle prossime settimane sarà necessario. Questo eh, nuovo statuto sarebbe ottimale che garantisse una maggiore presenza, una maggiore rappresentanza di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale e nell'ufficio di presidenza. Che è un luogo in cui si prendono decisioni molto importanti per il funzionamento dell'intero organo. E non sarebbe male, lo riconosco, se ci fosse anche una maggiore rappresentanza di genere. Dispiace che non sia stato chiesto il parere alle pari opportunità, perché sicuramente avrebbero dato questa indicazione. Spero che ci sia questa attenzione. Tutto ciò che può portare a un miglioramento anche della gestione dei rapporti, a un miglioramento del lavoro del Consiglio regionale è assolutamente utile perché, lo ricordo, Giunta e Consiglio regionale sono due organi separati e il Consiglio regionale si occupa della rappresentanza sui territori. È fondamentale oggi riuscire a portare i territori e l'attenzione sui territori qui a Firenze. Credo che questo sia uno dei passaggi fondamentali per cercare di riportare le periferie al centro. La mia è una posizione nettamente contraria. Noi siamo andati a stravolgere lo Statuto semplicemente per dar corso a degli accordicchi, così almeno li ho definiti in Aula, che hanno semplicemente lo scopo di dar seguito a degli impegni che, evidentemente, porteranno ad un aumento dei costi ad una infornata di dipendenti di cui in questo momento non c'è bisogno. Io credo che la nostra attività di legislatore debba essere animata da un profondo spirito di formatore. Non si possono stravolgere leggi fondamentali semplicemente per dar seguito, ripeto, a dei meri accordi che di fatto costeranno ai cittadini toscani. Perché è chiaro che l'ampliamento dell'Ufficio di Presidenza, una delle eh, modifiche che noi contestiamo più fortemente, perché di fatto porta un organismo interno ad un ampliamento maggiore, senza che per contro si pensi ad esempio ad ampliare la questione della rappresentatività territoriale, che invece spetta a ciascun consigliere, al contrario, eh, si privilegiano invece eh, questi, questi accordi che nulla portano in più, ma che anzi ai toscani portano esclusivamente dei costi maggiori. Io penso oggi a tutti. Quei cittadini che non hanno la fortuna né di essere dipendenti pubblici né di aspirare ad esserlo. Penso ai lavoratori Fimer, della Laica, dell'ortofrutticola di Marradi, della GKN, tante crisi aziendali. E oggi noi mettiamo in scena, in quest'aula, uno spettacolo che io non esito a definire squalido ed irrispettoso nei confronti dei toscani. È successo un qualcosa che sinceramente non ci aspettavamo di vedere, eh, tanto per fare chiarezza, perché ho letto di agenzie che parlano di centrodestra diviso. È vero, i gruppi di centrodestra hanno votato in maniera differente, ma la notizia non è questa, la notizia è che la modifica dello statuto è un qualcosa che interessava alla maggioranza. La maggioranza voleva modificare lo statuto del Consiglio regionale della Toscana per introdurre la figura del sottosegretario, che è un tema che interessa a chi governa. Noi come opposizione avevamo chiesto due cose che lo Statuto non venisse modificato, modificato a colpi di maggioranza, ma venisse modificato con l'accordo di tutta l'Aula e che vi fossero anche l'introduzione di alcune forme di tutela per le minoranze, per esempio l'allargamento dell'Ufficio di Presidenza a costo zero e l'introduzione quindi di una figura in più a tutelare le minoranze in Ufficio di Presidenza. Tutte le forze politiche erano concordi all'inizio su questo percorso, tranne il Movimento 5 Stelle. Stamattina arriviamo in aula e scopriamo che Italia viva, che fa parte della maggioranza, è contraria all'allargamento, al provvedimento, alla modifica, che un consigliere regionale del Partito Democratico, che non è un consigliere qualsiasi, ma è il presidente della commissione che ha fatto l'istruttoria, è contrario alla riforma dello Statuto. A quel punto, scusateci, ma fratelli d'Italia, questa roba non la vota. Noi abbiamo immaginato questa legislatura come una legislatura costituente, nel senso che in questa legislatura noi abbiamo preso, al di là dell'attività ordinaria, sulla quale siamo impegnati, da un lato sulla crisi pandemica. Che per fortuna piano piano si sta risolvendo, e sull'altro invece sulla crisi economica, che ancora ad oggi non accenna a mollare il freno. L'abbiamo immaginata come una legislatura che mettesse e riordinasse lo Statuto, il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale e abbiamo cominciato proprio sei mesi fa con la modifica dello Statuto, che oggi è arrivata in seconda lettura e alla sua conclusione. Come Forza Italia, rispetto alla proposta che arrivò dalla Giunta, avevamo sollevato alcune obiezioni. Il non assessore, che avrebbe portato ad un aumento dei costi. Il sottosegretario esterno, che avrebbe portato ad un aumento dei costi, mentre eravamo favorevoli all'ampliamento dell'ufficio di presidenza perché avrebbe consentito la rappresentanza in quell'organismo, un organismo essenziale per la legislatura e per il funzionamento del Consiglio regionale, la rappresentazione di tutte le forze politiche, delle maggiori forze politiche di opposizione. Ecco Rispetto a come era stato presentato e rispetto invece a come è arrivato e quindi accettando le nostre modifiche, oggi abbiamo ribadito il voto favorevole di Forza Italia alla modifica dello Statuto, che consentirà un snellimento di alcune procedure, una velocizzazione dei processi dell'ufficio di presidenza, una maggiore rappresentanza delle forze politiche all'interno di questo contesto. Noi stamani abbiamo deciso di non votare perché riteniamo che comunque ci fosse bisogno, ma forse lo riteneva anche qualcuno del PD, visto che hanno chiesto interruzione proprio per questo. Di un passaggio, di calmare alcuni animi e di capire se si poteva trovare una soluzione condivisa. E Poi il PD è tornato e ha voluto votare e allora noi abbiamo deciso di lasciare a loro il voto e di andare oltre. Certo, oggi è emerso un po', un po di confusione, sembra che. Eh, il 5 Stelle si è entrato in maggioranza e si è uscito dalla maggioranza l'Italia Viva, stando a, qu a quanto vediamo dal voto, anche perché eh, la proposta è in seconda lettura, dalla prima alla seconda non si può modificare ed evidentemente eh, il 5 Stelle che ha votato contrario alla proposta la scorsa volta oggi ha cambiato radicalmente idea per votarla a favore. Forse ci dobbiamo aspettare che da parte della maggioranza il del questore spetti a uno una persona del Movimento 5 Stelle? Può darsi, aspettiamo, magari chiederemo anche l'UMI sul fatto di chi rimane in opposizione e chi va a maggioranza tra di loro. Un altro argomento trattato a Palazzo del Pegaso è stato quello relativo alle difficoltà e ai disagi di utenti e dipendenti delle poste. Ascoltiamo le dichiarazioni di Renzo Nardi, segretario regionale FNC UGL Comunicazioni e del vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci, più volte intervenuto in aula negli anni proprio su questa tematica. La situazione è estremamente difficile, eh, oltretutto da quando è entrato l'obbligo dell'esibizione del Green Pass, la carenza strutturale unita a questo sistema di eh, comunque rallentamento perché la verifica impone per forza di un determinate manovre che fanno in qualche maniera allungare i tempi, negli uffici postali si lavora veramente male. Quindi la situazione è di grosso disagio, non c'è previsto in questo momento un turnover eh, garantito e quindi anche per i prossimi giorni, i prossimi tempi non abbiamo eh, prospettive eh, migliori. Speriamo con l'accordo di ieri dove 100, 1100 persone saranno assunte eh, all'interno del, della sportelleria. Però rimane il dubbio che eh, 1100 sono comunque poche e serviranno in questo momento d'emergenza dove oltretutto abbiamo anche molti contagiati da Covid e quindi un ulteriore eh, taglio. E speriamo però che sia solamente l'inizio e che di questi 1100 eh, colleghi un numero congruo venga mandato in Toscana. Oggi si parla di una serie di uscite importanti, 15.000 in un eh, piano eh, quinquennale. Si parla per il 2022 di 5.700 eh, tra uscite e pensionamenti anticipati. E in realtà poi vediamo per quanto riguarda le nuove assunzioni numeri decisamente minori. Mi sembra, ecco, 1.100 assunzioni per tutto il Paese, eh, per un accordo siglato eh, appena ieri, eh, ma che vorremmo vedere più chiaro perché poi vogliamo vedere i numeri per la nostra Toscana. Ecco perché chiediamo che l'assessore eh, di riferimento porti avanti... Eh, questa battaglia perché è veramente importante garantire un buon funzionamento per le poste e noi porteremo avanti questo impegno proprio perché ci crediamo, ci crediamo specialmente per quei cittadini che abitano lontano dai grandi centri. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista. Cronache e Commenti torna la prossima settimana.